Paolo Castagno, quindi al mio posto di cerimoniere. Un applauso al Papa di Sera, Paolo Castagno. Grazie, grazie a tutti. Prima di consegnare i premi, quest'anno volevo ricordare insieme a voi un nostro amico che avrebbe sicuramente apprezzato tutto l'entusiasmo, la gioia di tutti noi, e che ci ha regalato tantissime storie. Mi riferisco a Rodolfo Cimino. Prima Paolo, c'è anche quello di averci regalato pagine indimenticabili di gioia, di divertimento e di emozioni a Giorgio Cavazzano. E io ringrazierei Giorgio Cavazzano per la presenza. Premiamo uno della nuova corrente Disney che, anche se nel solco della tradizione, è risultato essere uno dei più grandi innovatori della fabula disneyana, e consegniamo il premio a Tito Faraci. Sempre, e qua mi sembra giusto dirlo a un premio del genere, quando sento riferirsi al mondo di internet e dei siti come se non avesse un valore culturale minore rispetto a quello della carta stampata, della specializzata ai fumetti o di quello che è venuto prima. Penso che molte persone qua siano qua perché hanno saputo di questa manifestazione attraverso la rete, attraverso internet. Penso che abbia dato alle mie generazioni di autori una visibilità e un riconoscimento autorale che prima mancava, e quindi io sono grato, anche magari a volte sia stato in polemica o mi sia tenuto fuori più che altro, che proprio è un tenersi fuori, non so, è come rimanere fuori da una discussione che ti riguarda, no? Non creare imbarazzo, non intervenire per permettere anche di parlare liberamente. Ma questo non vuol dire che non apprezzi e non dia grande valore a tutto quello che viene detto in rete. Grazie alla Nafi per ospitarci anche quest'anno e alla prossima occasione. Grazie.